Con la firma di un protocollo d'intesa tra il sindaco Luigi De Magistris e Roberto Danovaro, presidente della stazione zoologica Anton Dorn, parte il piano di recupero e valorizzazione della casina del boschetto nella villa comunale. La struttura, che fino a metà degli anni 90 ha ospitato il circolo napoletano della stampa, sarà oggetto di un ampio progetto di restauro per la creazione del centro Darwin Dorn. Al suo interno ospiterà la biblioteca del mare, il Turtle Point e un museo dedicato alla promozione e divulgazione scientifica della biologia marina. È un accordo molto importante per la stazione zoologica perché il nostro ente, che è un ente di ricerca del Ministero dell'Università della Ricerca, aveva assoluto bisogno di aprirsi di più alla città e il modo migliore per farlo è quello di mettere a disposizione dei cittadini e dei ricercatori di tutto il mondo una collezione di libri fantastica, 5 km di libri rarissimi, alcuni introvabili dell'Ottocento, del primo Novecento, che servono ancora, sono ancora attuali. Unendo quello che era nello spirito di Dorn, cultura anche arte, basta vedere, ricordare la sala degli affreschi, no? Nella stazione zoologica, con la scienza. E quindi ne avevamo bisogno e siamo molto grati alla città per questa importante concessione. Con la sottoscrizione dell'accordo, frutto della collaborazione con il Ministero dell'Università e Ricerca, il Comune cede l'uso dell'immobile alla stazione Anton Dorn, che si farà carico dei lavori di recupero, riprendendo il progetto originario dell'architetto Luigi Cosenza. Entro luglio noi apriamo una convenzione con Inarcassa e l'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri che ci supporterà gratuitamente, vista anche il prestigio e l'importanza dell'azione, in tutta la preparazione dei bandi e in tutta la formulazione materiale. Spero che tra settembre e ottobre uscirà il bando nazionale per la progettazione. La stazione zoologica si impegna poi entro fine anno quindi a premiare con un premio, con l'attività esecutiva, il progetto migliore, e sarebbe un sogno completare lavori entro il 2016. Un grandissimo passo in avanti nel rapporto tra il mare e la città di Napoli. Farlo in villa comunale significa un ulteriore passo dopo la cassa armonica e l'avanzata dei lavori di riqualificazione della villa, di rilancio appunto della villa comunale stessa. Il centro Darwin Dorn sarà allestito in un'area adiacente alla sede dell'acquario ed ospiterà anche l'archivio storico della stazione zoologica, laboratori di biologia marina per studenti, strumenti per la ricerca ed una sala conferenze.